Dopo essere andato via per andare a predicare nei villaggi vicini, troviamo oggi il Signore di nuovo a Cafarnao in casa. Quella che infatti era la casa di Pietro era diventata anche la casa sua. Non appena il passaparola che Gesù è tornato arriva in città, le persone lo cercano di nuovo con la stessa intenzione di sempre: essere guarite, essere sanate. Oggi troviamo alcune persone che vanno dal Signore, gli portano un paralitico, lo portano in maniera figurata nell'intenzione, e poi quattro persone che lo sorreggono e qui lo portano fisicamente con la loro forza. Dunque, questa azione di portare il paralitico al Signore è un'azione comunitaria. Queste stesse persone, con un atto plateale, scoperchiano il tetto della casa per arrivare direttamente a Gesù. È questo l'atto di chi vuole ottenere a tutti i costi quello che desidera. E le prova tutte, non si arrende di fronte all'evidenza di non poter passare a causa della folla. Gesù vede e capisce subito che a spingerli è la fede, ed è per la loro fede che Gesù perdona i peccati dell'uomo infermo, il quale tutto sommato finora non ha fatto assolutamente niente se non lasciarsi condurre. Ma la cattiveria nel cuore degli uomini non tarda ad arrivare, e accanto a persone di grande fede ce ne sono altre, gli scribi, che mormorano nel loro cuore contro Gesù. Forse dentro di noi abbiamo entrambe queste figure. Il Signore lo sa e svela i pensieri dei cuori, e svelandoci ci permette di conoscerci un po' meglio. Il finale capovolge il punto di vista di tutti gli uomini, buoni e cattivi, perché tutti allo stesso modo pensavano alla guarigione come fine e non come mezzo. Gesù dice che il fine è la salvezza, il perdono dei peccati, e uno dei mezzi per farci credere che Lui può salvarci è la guarigione. Passa da qui, da questa guarigione, l'unica azione dell'uomo salvato e sanato, senza che lui avesse chiesto niente: alzarsi, prendere il lettuccio e andarsene, come Gesù gli ha detto di fare. Carissimi, il paralitico si è lasciato condurre, forse senza sapere dove, da persone fidate. Sembra quasi che questo Vangelo ci insegni ad occuparci di avere dei buoni amici e a fidarci della loro buona fede, più che a preoccuparci della nostra poca fede. Buona e santa giornata a tutti.